io sono Luca, vivo qui da 10 anni, vivo qui con mia moglie e con i miei 10 figli. Mi chiamo Anna Maria, sono sposata con Luca, vivo a Prato con Luca e con i miei 10 figli. Diciamo con 8 figli, perché le prime due sono sposate. La più grande si chiama Chiara, ha 30 anni, è sposata, vive con Stefano, suo marito, e da 4 giorni vive con Marisol. E la mia nipotina mi ha dato la soddisfazione di diventare nonno. La seconda è Sara, che è sposata con Fedele, vive a Prato. I miei figli maschi sono Francesco, che è il terzo e il più grande, a maggio finisce 25 anni, è fidanzato già da quasi 5 anni con Alice, Damiano ha 23 anni, è il più bel ragazzo della famiglia. E tu, eh? C'è la Noemi che in questo momento sta lavorando alla gioielleria. Poi c'è Maria che sta cercando lavoro, ha 20 anni. E poi c'è Pietro, lui è quello intelligente della famiglia, fa il grafico pubblicitario, è molto bravo anche lui sul computer e avrebbe una gran voglia di andare all'università. Oh, ma te che fa, dormi? Simone è un pacioccone, ancora un bambinone, anche se c'ha la fidanzata. Fa la scuola dei servizi sociali, fa la seconda perché è bocciato. E si è ritrovato in classe con sua sorella, con Margherita. Ti ricordi, Margherita, quanto hai saputo che Simone era bocciato? Sì, io mi so piangere. Perché? Perché io non voglio classe con me. E per ultima Miriam, che ha 13 anni e frequenta la seconda media. Ciao Fernanda! Ciao! Ho fondato una casa famiglia dove tuttora lavoro e invece mia moglie fa la casalinga e non lavora. Si fa per dire, non lavora. Non è semplice fare la casalinga a tempo pieno. Dunque, noi 30 anni che siamo sposati, ma io penso che è da 10 anni che dormo per bene la notte, perché i primi 20-22 anni non dormivo neanche la notte, perché c'era sempre un bambino piccolo da accudire, ecco, quindi... Come ben sapete, il problema nostro è che abbiamo un bagno solo e anche quello è una bella palestra che ci aiuta a condividere quello spazio che è unico. Questo è così, bagno. Il valore principale che noi puntiamo nella nostra famiglia è la condivisione e su questo si basa tutta la nostra storia, la nostra vita.